Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Vediamo qual è il messaggio del giorno per voi. Sceglietemi la variante 1, 2 o 3. Mettete in pausa il video se necessario. Passo alla prima variante. Eccoci con la variante numero 1. Quindi abbiamo il fante di spade, la giustizia e l'otto di coppe, quindi abbiamo tutti i segni d'aria, molto forte la bilancia, ma anche i gemelli e l'acquario, e molto forte i pesci. Allora, innanzitutto devo dire che per voi c'è una situazione che andrà finalmente a riallinearsi, andrà a riequilibrarsi, quindi vedo che si farà giustizia in una situazione, quindi riuscirete a togliere o comunque a eliminare tutto il superfluo, quello che non vi serve più, eventualmente anche sarete molto decisivi, quindi riuscirete a mandare via, insomma, tutto quello che non vi serve e taglierete fuori quello che non vi va più. E parliamo anche di persone. Vedo che sarete anche molto curiosi di sapere, di apprendere, di capire. Potreste essere curiosi sia nello studio, quindi di apprendere nuove cose, e anche vedo anche la curiosità, c'è molta curiosità in voi. E tutto questo vedo che ha a che fare con un allontanamento. Quindi, o qualcuno si è allontanato da voi. Quindi si è allontanato da voi, che magari vi ha dato una delusione, o magari, e quindi siete interessati a aggiustare la situazione, o se siete voi ad esservi allontanati da una situazione proprio perché avete deciso che questa era la cosa giusta. Vedete un po' dove vi trovate. Vediamo adesso l'oracolo delle verità nascoste, cosa non ha il coraggio di dire una persona, la persona che stai pensando. Ho paura di non farcela, ti ho lasciato prima che mi lasciassi tu, voglio sistemare le cose. Quindi la persona che tu stai pensando ha paura in questo momento di non riuscire ad affrontare questa situazione, si è allontanato, ti ho lasciato prima che mi lasciassi tu, quindi emerge più forte il fatto che questa persona si è allontanato, ma potresti essere anche tu, quindi devo dire per paura che lo facessi tu, però vuole sistemare le cose, tutto combacia. Io vi ringrazio per aver guardato la variante numero 1, adesso passo alla variante numero 2. Benvenuti nella variante numero 2, quindi vediamo qual è il messaggio del giorno per voi. C'è la ruota con il segno del Sagittario, c'è il fante di denari con Toro, Vergine e Capricorno e c'è il 10 di denari con la Vergine molto forte. Quindi cosa significa? Innanzitutto qua vedo un cambiamento per voi in positivo, quindi finalmente c'è una situazione che si sblocca dopo forse alti e bassi, situazioni che andavano su e giù. Vedo che finalmente c'è un cambiamento, una svolta positiva per voi. Vedo finalmente anche nuovi obiettivi, nuovi sogni. Vedo la voglia di iniziare cose nuove. Quindi, forse se molte volte avete avuto il dubbio, adesso sarà la volta buona. Quindi, se avete il dubbio di farlo o no, vi dico sì. Fatelo. Qualsiasi passo avanti che sia, vedo anche nel settore lavorativo, economico, vedo anche che avrete più stabilità, più benessere anche dal punto di vista materiale e appunto lavorativo, ma vedo anche in termini di affetti, quindi di gioia. Ci sarà qualcosa che voi inizierete e vi porterà comunque una soddisfazione. Quindi vedo un'evoluzione molto positiva per voi. Vediamo con le verità nascoste cosa non ha il coraggio di dirti una persona, quindi pensa a una persona, cosa non ha il coraggio di dirti la persona che stai pensando. Non ti dimenticherò mai. Quindi la persona che stai pensando non vuole dimenticarti a prescindere da come vadano le cose, solo nello starti vicino provo forti emozioni e con te mi sento a mio agio. Quindi questa persona trova molto conforto star vicino a te, si sente a suo agio e prova delle forti emozioni. Vi ringrazio per aver guardato la variante numero 2, adesso passo alla variante numero 3. Benvenuti per la variante numero 3, vediamo il messaggio del giorno per voi. Abbiamo la luna al contrario con il segno del cancro,
c'è il cavaliere di denari con il segno della Vergine e il 3 di denari con il segno del Capricorno. Allora, innanzitutto devo dire che vi sentite forse un po' impauriti o comunque non riuscite a capire bene la situazione e quindi c'è un po' di paura. Ma a parte questa confusione, forse non riuscite a comprendere bene una cosa, potrebbe essere in realtà anche che una cosa vi sembrerà più chiara, quindi qua dovete capire un po' voi in che energia vi sentite, quindi può essere o che via di questa confusione che avete decidete di comunque di muovervi piano proprio perché volete avere le cose più chiare, altrimenti se una situazione che prima vi sembrava un po' confusionale, non riuscivate a vedere bene, sembra che adesso voi appunto vi muoverete piano piano ma in maniera concisa, quindi senza più avere fretta, e vedo anche che vorrete anche l'aiuto di qualcuno, quindi la cooperazione, potrebbe esserci qualcuno che vi aiuterà in qualcosa, magari anche in scoprire o capire alcune cose, o semplicemente grazie all'aiuto di qualcuno andrete a capire cose che forse finora vi hanno mandato un po' in confusione, e sembra che però adesso inizia a esserci un po' di luce. Vediamo adesso con le verità nascoste cosa non ha il coraggio di dirti una persona, quindi pensa attentamente a una persona, ho bisogno di tempo per capire ciò che provo, sto nascondendo ciò che provo per te, mi manchi di più di quel che ti sto dimostrando. Quindi la persona che tu hai pensato ha bisogno ancora di tempo per capire ciò che prova, quindi ecco questa confusione, vedo che andrà piano, ma vedo che però poi grazie anche al tuo aiuto capirà che ti vuole, sta nascondendo quello che prova per te, quindi ecco questa confusione che ritorna, però gli manchi molto di più di quello che ti sta dimostrando, quindi vedo proprio che questa persona arriverà piano piano per trovare una collaborazione con te e questa confusione verrà a meno. Vi ringrazio per aver guardato questo interattivo, ci vediamo domani col messaggio del giorno.